adesso vorrei fare due parole con i Coma Berenice. Dobbiamo andare leggermente veloci oggi perché sono quattro le band che si susseguono su questo palco e poi avremo gli ospiti alle 11 che sono gli X-Men. Allora, innanzitutto ciao. Ciao. Tutto bene? A posto, grazie. Ok, allora, voi siete i Coma Berenice. Che cos'è questo nome? Solitamente non lo chiediamo, però dato che è molto particolare. E poi la vostra formazione, dove è nata proprio? Il luogo e come? Ok, allora il nome è una trovata di Cree che ha trovato questa costellazione che si chiama Coma Berenices e noi abbiamo scelto di togliere la S perché non ci piaceva ed è una costellazione appunto che rappresenta la chioma di Berenice. Poi c'è tutto il mito, non è lunga. Ci siamo formati al campus, fatto quest'estate, tra l'altro i nostri maestri li ringraziamo, sono anche qua tra il pubblico, e ci siamo appunto formati a questo campus. L'idea del campus era quella di aiutarci a suonare insieme, alcuni avevano già esperienze, altri invece partivano da zero, insomma ci siamo trovati molto bene, abbiamo deciso, anche se in formazione consistente, di provare e continuare. Bene, infatti come potete vedere sono numerosi, inoltre sono polistrumentisti questi ragazzi perché si alterneranno, giusto? Se non ho capito male dall'intervista che avete rilasciato a Twindy, quindi cosa fate? Vi lanciate le batterie, i bassi, una roba tutta strana. Quindi ragazzi, possiamo iniziare, siamo in ottime mani, scalderanno sicuramente questa serata. Loro sono i Coma Berenice, sono il primo gruppo di Pagella Non Solo Rock 2012 qui al Taurus. Vorrei un applauso calorosissimo perché per scaldare questa serata, per scaldare questi giovani ragazzi che si devono divertire, facci divertire. Ok, ragazzi, mi raccomando, dateci dentro. Vai. Arkham, qualcuno è già salito? No, ok, salgono adesso. Due chiacchiere con Marco degli Arkham. Voi da dove venite? Allora, noi siamo quasi tutti di settimo, tranne due ragazzi, uno di Rivara e uno di Mirafiori. E niente, ci siamo sviluppati praticamente a settimo perché ci siamo riuniti lì. Proviamo lì, costruiamo tutto quello che c'è intorno al nostro gruppo lì, tutto. Ok, state cercando una sala prove, o sbaglio, una cantina dove potervi ritrovare? Ma in realtà adesso stiamo suonando, proviamo sempre alla suoneria di settimo, magari cercando di allungare le mani su qualche gancio per suonare in giro, però se qualcuno vuole farsi avanti e farci suonare da qualche parte... Ben venga. Ok, vogliamo ancora sapere da voi se avete dei progetti futuri, un album o meglio un EP, comunque qualcosa di autoprodotto. Allora, siamo sempre perennemente work in progress noi, quindi adesso abbiamo 6 pezzi nostri, forma già completi, ce n'è un altro in cantiere che è praticamente finito, andiamo avanti proprio non stop, quindi ovviamente l'obiettivo e fare un EP, sì, un album, qualcosa che ci assomiglia, cercare di farsi conoscere. Cosa vuol dire autoprodursi in questo ambiente musicale? Allora, autoprodursi significa che facciamo tutto noi, cioè scriviamo ovviamente noi le canzoni, registriamo noi autonomamente tutte le canzoni che produciamo, logo, varie grafiche, tutto, è tutto nostro.
quindi vuol dire libertà totale, costi praticamente nulli, quindi gran vantaggio sicuramente. Tanto tempo e tanta energia e tanta passione. Ovvio, ovvio, certo. Possiamo iniziare, signori e signori, un applauso, loro sono gli Arca. Allora, il nome da dove arriva? Allora, l'abbiamo trovato sul dizionario per caso. Ci è piaciuto moltissimo perché il significato vuole dire sopravvivere con poco. Alla fine è un po' quello che facciamo durante le prove, ci arrangiamo con quello che abbiamo e cerchiamo sempre di trovare nuovi mezzi per anche per suonare. Riusciamo ad arrangiare. Ottimo, mi sembra che sia proprio l'attitudine giusta che lega questi ragazzi che si esibiscono sul palco e non solo, cioè i giovani in genere che oggi giorno cercano lavoro e devono studiare. Allora, cosa ci aspettiamo? Ci dobbiamo aspettare stasera? Un punk rock aggressivo nei testi soprattutto, sono contro la società, la musica e ci spingono a cambiare la propria mentalità e a essere più sinceri, più... Io so che in una canzone affondate le vostre parole, fate una critica alla musica, cioè o meglio all'ambiente musicale. Vuoi dirci un attimo perché? L'ambiente musicale troppo commerciale, dove le pop star, diciamo, seguono troppo la moda senza essere sinceri e esprimere veramente i propri pensieri. Ok, mi sembra che sia un buon punto di partenza. Ricordiamo quella chitarra, sono degli Harmonix Mess, giusto? Vogliamo salutare? Domani abbiamo una bellissima verifica messa dalla professoressa Betta, che saluto calorosamente. E la prima canzone si chiama Morning Song, è dedicata a tutti i professori, in quanto liceali, tutti e quattro, e gliela dedichiamo particolarmente perché è molto sincera. Giusto! Allora, gliela dedichiamo, professori, non mettete verifiche il giorno dopo, pagina non solo rock, non si fa, cioè non è giusto proprio. Che dire, allora, noi ci siamo, abbiamo avuto l'idea di cominciare a suonare circa 4 anni fa, specialmente io e lui, con altra gente, giocando alla rock band, devo essere sincero. Tutti così iniziano! Tutti così, questi qui ragazzi, nuove generazioni. Vorrei sentire, intervistare magari Medusa linea 77 quando hanno iniziato per poi suonare qui a Pagina Solo Rock. Secondo me non con Guitar Hero, però va bene, così sono i nativi digitali, quindi va bene anche così.
Allora, cosa, che gioco stiamo giocando? Aspetto che mi dia okay. Così per segnare i volumi. Perfetto. E niente, boh, il nostro nome è venuto fuori, diciamo, un giorno eravamo io e il batterista che giravamo per Forno nei nostri cazzeggi pomeridiani. E niente, giravamo... Scusa, per? Cazzeggi pomeridiani. Ma per Forno? Per Forno, lo so, è lì siamo finiti. E niente, abbiamo trovato una stradina a sinistra di un condominio. E l'abbiamo presa e nel giro di 3 ore ci siamo ritrovati a Pratigione, non sapevamo come. E boh, ci è rimasta impressa sta cosa, abbiamo deciso di prendere l'estro da strada sinistra. Beh, molto semplice, un pomeriggio difficile devo dire, è stato. Allora, mentre questo trio si compatta, si compone, finiamo di fare tutto quanto, vi ricordo che c'è Valentina che ci sta registrando, quindi tutti i live li potete vedere sul sito comune.torino.it/info/pagerock. Abbiamo anche il Facebook ovviamente di Pagera Non Solo Rock, potete trovare tutti gli estratti e soprattutto le recensioni del Doctor che si aggira tra di voi qua, cioè no, non sul palco ma tra il pubblico, per fare delle recensioni cattivissime. Abbiamo notato per le altre gruppi paura, abbastanza. Ok, lui taglia subito le teste e non va giù per il sottile. Chissà cosa dirà del vostro nome, Left Grown. Ma chi lo sa? Vediamo bene. Ask anymore, open your world to the world.